L'incendio è partito a valle della zona in cui siamo, quindi poi è arrivata qui fino a superare la provinciale che è qui poco sopra noi. L'incendio qui è un incendio di pineta, quindi il fuoco ha camminato in quota, ci siamo adoperati di 3 Canadair e di un elicottero. Gerico Marini è uno dei vigili del fuoco che quest'estate ha contribuito a domare l'incendio che ha devastato i Monti delle Cesane, tra Urbino, Isola del Piano e Fossombrone, 250 ettari di bosco distrutti. Il ricordo è ancora vivo e adesso si può fare un bilancio. Danni alle strutture, fortunatamente non ci sono stati, è stato solo il danno alla pineta, il danno al bosco. Invece per quanto riguarda gli animali? Gli animali, forse qualcosa in mezzo c'era, però questo non riusciamo a saperlo. Sono passati 5 mesi, il paesaggio non è più spettrale, ma i segni dell'incendio sono ancora evidenti. L'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro ha stanziato 400.000 euro per le attività antincendio alle Cesane e anche la regione è scesa in campo. Non è ancora chiaro però se sui Monti delle Cesane ci saranno operazioni di rimboschimento e quando partiranno. I pini secchi potrebbero essere abbattuti e sostituiti con alberi tipici della zona. La natura farà il suo percorso e secondo me, ricrescendo già anche un verde a terra, un'erba spontanea di questo tipo farà un meno effetto di brutto nella prossima primavera.